E allora siamo al nostro approfondimento settimanale, chiudiamo questo viaggio nei marchi che hanno fatto la storia del Piemonte e del Made in Italy e facciamo un attimo il punto su quanto i marchi, quanto appunto i marchi ogni anno, quanti sono i marchi registrati ogni anno in regione. Salutiamo il nostro ospite Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Allora, l'ho detto nella nostra copertina, nel 2022 in tutta la regione sono stati registrati più o meno 5.180 marchi, di cui oltre 3.700 a Torino, un numero più alto rispetto ai livelli pre-pandemia in regione, leggermente più basso a Torino. Come leggere questi dati? Ma io credo sia una dinamica fisiologica, non assistiamo a particolari fenomeni, diciamo, di disaffezione alla registrazione dei marchi, anzi i nostri servizi su questo tema vedono un numero crescente di accessi, quindi sia lo sportello per la proprietà intellettuale che lo sportello che invece effettua le cosiddette ricerche di anteriorità, cioè quelle che vanno a cercare se un marchio è già stato registrato, in che forma, e da chi, ecco, tutti questi servizi vedono invece un aumento del numero di accessi, quindi diciamo, l'interesse verso il tema c'è di sicuro. Non solo marchi, ma anche brevetti, cioè attenzione all'innovazione, una tendenza all'innovazione. Sì, la nostra regione è una delle prime in Italia per spese in ricerca e sviluppo, sono ben 3 miliardi le spese fatte dalle aziende piemontesi, in particolare la provincia di Torino ha una caratteristica che la contraddistingue rispetto ad altre province, quella di avere una percentuale di spese di ricerca e sviluppo fatto dalle imprese private più alta di quella fatta dal pubblico e questo direi che è un'ulteriore caratteristica positiva e indica come nella nostra regione ci siano centri di ricerca privata di assoluto livello, penso al centro di ricerca Fiat, a quello Telecom e ad altri. Adesso noi veleggiamo verso Avigliana perché Vanni Caratto ci racconta la storia del principale produttore mondiale di yacht di lusso, il gruppo Azimut. Vediamo la storia, poi la commentiamo col nostro ospite. Noi di cognome ci chiamiamo Vitelli, quindi abituati a essere sempre al fondo dell'alfabeto, mio papà sognava invece un'azienda, la cui iniziale fosse invece all'inizio. Nasce anche per scalare l'alfabeto, il nome dell'azienda che in 50 anni è diventata il più grande produttore al mondo di yacht e mega yacht. 1,2 miliardi di fatturato, oltre 2.000 dipendenti. Da marzo nel capitale è entrato il Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita, che oggi controlla il 33% del gruppo, ma il 59% rimane nelle mani della famiglia fondatrice, che conferma che il cuore del gruppo rimarrà ad Avigliana. E alla fine noi siamo anche come famiglia profondamente torinesi. Questo comunque è un territorio di competenze, di professionalità e, lasci dire, di gente coi piedi piantati per terra. Quindi abbiamo sempre trovato un terreno fertile anche come collaboratori nel condividere una strategia che è fatta sì di un prodotto di lusso per pochi, estremamente diciamo emotivo se vogliamo, ma che deve essere fatto invece molto radicati alla competenza, alla professionalità, alla serietà. Ecco, questo secondo me è uno dei valori che qui abbiamo. Oggi la valorizzazione del marchio passa anche dal lavoro di un'academy, una scuola di impresa concepita per far crescere le competenze all'interno dell'azienda, ma anche per rinsaldare il legame con il territorio in cui opera. Per questo, alle ore di formazione interna si affiancano corsi in collaborazione con la Casa di Carità Arti e Mestieri e le Scuole Tecniche San Carlo. Per noi il territorio è il centro del ragionamento e naturalmente quello piemontese in primis. Noi oggi qui, dopo 50 anni, possiamo dire che ci sono le competenze, che c'è questo mestiere, diventa anche importante garantire il trasferimento di queste competenze, quindi per esempio una delle cose che vorremmo sviluppare è anche
il ponte generazionale, quindi fare in modo che le persone che oggi hanno maturato diversi anni possano trasferire questo ai giovani. Tra i giovani che costruiranno la Azimut del futuro c'è Lorenzo, uno dei primi a frequentare i corsi organizzati dall'Academy. Da modo tra colleghi di migliorare il proprio rapporto, capire i metodi di lavoro di ognuno, ovviamente, perché sono tutti diversi, e far sì che il gioco di squadra migliori, in modo che il pezzo possa uscire in modo veloce, ma anche di qualità, fatto bene. Intanto, nonostante i venti di crisi che si affacciano all'orizzonte dell'economia, il comparto nautico continua a dare segnali incoraggianti. Noi iniziamo la stagione proprio a settembre, la stagione in cui si lanciano i prodotti nuovi, si partecipa a tanti saloni e quindi è un po' il termometro di che cosa succederà. Siamo andati da piemontesamente cauti, nel senso e prudenti. I segnali che abbiamo ricevuto da questi primi saloni però sono incoraggianti, non abbiamo visto né vissuto per il momento un arretramento della domanda, soprattutto nelle barche di fascia più grande. Il fondatore del gruppo Azimut Benetti, Paolo Vitelli, è stato torinese dell'anno nel 2022. Guido Bolatto, è interessante questo progetto appunto dell'Accademia Interna? Sì, già nel suo discorso come torinese dell'anno Paolo Vitelli ha posto molta attenzione sui giovani, l'ha dedicato proprio ai giovani incitandoli a provare a mettersi in gioco. Però credo che quella dell'Academy sia anche un'esigenza strettamente aziendale, cioè Azimut fa un prodotto talmente particolare, molto slegato dal territorio, che è difficile che trovi nelle normali agenzie di formazione i corsi adatti per i propri dipendenti o per chi deve assumere. Quindi Giocoforza ha dovuto strutturarsi con una propria struttura proprio per fare formazione continua. Cioè poi parliamo di marchi storici, c'è un progetto della Camera di Commercio di valorizzazione dei marchi storici del territorio. Sì, il progetto si chiama Matosto, Marchi Storici Torino. Abbiamo digitalizzato i marchi dal 1926 al 1991, perché allora ovviamente i marchi venivano depositati su carta, i cosiddetti verbali, sono più di 35 5.000 i verbali digitalizzati nell'ultimo periodo e questo consente intanto di migliorare la possibilità di ricerca di anteriorità, come ho detto prima, quindi di andare a vedere se il marchio che uno ha in mente di registrare già esiste, ma poi vorremmo anche rimettere in circolo questi marchi perché ed è tutto visibile appunto sul sito internet, sul sito Matosto. Io la ringrazio, ringrazio Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio. Noi adesso passiamo alla rubrica dedicata a Leonardo, il nostro TG scientifico.